progetto di ricerca EcoFertility, che è un progetto di biomonitoraggio umano che mira a valutare come il seme, per esempio rispetto al sangue, può dare delle indicazioni più precise e più precoci per quanto riguarda gli effetti che gli inquinanti hanno sulla salute, non solo riproduttiva, ma anche sulla salute generale. Il progetto è esteso in diverse parti, soprattutto inquinate, non solo in Italia, stiamo campionando anche in Spagna. Dalla versione maschile siamo passati anche alla versione femminile, di cui ho fatto una rappresentazione proprio sul PSA femminile, e stiamo sempre più indagando e valutando come i biomarcatori riproduttivi siano delle sentinelle estremamente sensibili dell'inquinamento ambientale e oltretutto dei essere molto utili come predittori per patologie cronico-degenerative se appunto sono alterati. Parliamo di malattie, ripeto, non solo riproduttive, ma malattie anche cronico-degenerative e nella discendenza per appunto trasmissione transgenerazionale per via epigenetica.